Gianni ha cantato con il gobbo che abbiamo messo, perché è un po' come quella questione, io la memoria, mi dà fastidio che perdo la memoria, perdo le forze, perdo la memoria. Allora cominciamo a usare i prompter, così, anche perché in effetti certi testi sono molto elaborati. Poverino Gianni, nel momento in cui attaccava lui a cantare è partita una telecamera proprio davanti, che fa quelle riprese, quelle inguinali, e lui si è trovato questa cosa, però hai cantato delle cose che io non ho capito. Cioè, invece di vocalizzare o fare come fanno i cantanti paraculo. Camminavo quelle vie seguendo il vento dentro un senso di inutilità. Cioè, camminavo quelle vie seguendo il... No! Camminando quelle vie che curvano seguendo... Camminando quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso... Non è ancora così. No, ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità. Cioè, scende la pioggia, ma che fa? Sì. Però... proprio davanti a quella frase lì. E allora io ho fatto, lui disperato, incazzato nero, alla fine. Ero vestito di nero, ma non... Ma io ti ho visto, a chiedergli scusa alla fine, Claudio, non lo farò mai più, non mi preoccupare. Io a dire mentendo, siamo una squadra, Gianni, anche se hai sbagliato tu, è come se avessimo sbagliato tutti e due, siamo una squadra. Ma quando prendiamo in mano la chitarra, poi, che insomma tutti gli accordi, magari un mi minore settima, però ci metti pure la nona, Claudio, dai, io sono più basico, no, mi devi fare quella, va bene, studio a casa. A proposito di chitarra, che sai che potremmo chiamarci, in una versione più spiritosa, potremmo chiamarci il pupo e il secchione. Questo ce lo fanno come titolo, che non fa il titolo Capitani Coraggiosi, non lo so, mi sembrava più nobile Capitani Coraggiosi, potendo scegliere. Vabbè. Che dobbiamo fare adesso? Ci siamo divertiti, grazie di disturbo, scusate. Ma ci sono divertiti. Le domande adesso? Sì. Ah, bene, bene. Eccomi. Ma non ci sono le risposte. Ma non è che poi